Ciao, eccoci qui a recensire un modello di Bandai della linea SPEC, il Tekkaman Blade con il Pegas. Qui c'è il Tekkaman, vediamo dalla scatola, una bella scatola con stile Bandai. Si apre a strappo e qua si vede il Pegas. Tanto si vede il Tekkaman qui e il Pegas. Qui ci sono anche le specifiche tecniche, che il Tekkaman è alto 282 cm, il peso 81 kg, vabbè. Ok, qui ci sono dati specifici dell'anime che io non so neanche, non ho seguito, perché questo qui è, penso che sia il remake della vecchia serie Tekkaman. Infatti questo si chiama Tekkaman Blade, eccetera. Quello che ci sono sempre il Tekkaman del Pegas. Adesso andiamo a vedere il contenuto come di consueto. Allora, la scatola la mettiamo qui. C'è il libretto di istruzioni. Non sento, questo è il contenuto. Tekkaman and Pegas. Adesso vediamo di estrarli. Allora, mettiamo qua il Pegas. Bello grosso e imponente, fatta punfete, ed ecco qui il Pegas, Tekkaman piccolino in gradino, ecco qui, 1 e 1-2. Adesso andiamo ad analizzare uno ad uno. Allora, ecco qui il Pegas. È tutto in plastica, purtroppo. Il modello è abbastanza imponente perché le dimensioni, vediamo un po'. La terra è circa, dunque, di altezza circa 19 centimetri. A momenti si può dire che sia più largo che alto, però rispecchia sicuramente le dimensioni dell'anime, cioè nel senso le proporzioni che ci sono nell'anime. La qualità è la solita Bandai, infatti ben rifinito, ben particolareggiato, eccetera. L'unica nota dolente è il fatto che non c'è un pezzo in metallo. Anche qui si vedono le ali. Si possono posizionare. Il modello è piegabile, i piedi snodabili, eccetera. E al suo interno può alloggiare, scusate, il Tekkaman, che può prendere posizione all'interno del Pegas, come si può vedere all'interno della mia aiuto. Qui possiamo vedere il manuale di istruzioni. Allora, qui ci sono alcuni dati tecnici sull'anime, sulla storia, eccetera. Qui si può vedere alcune immagini del modello del Tekkaman, qui alcune immagini del Pegas, i vari pezzi contenuti all'interno. Qui c'è la trasformazione, c'è il Tekkaman e la trasformazione che può fare il Pegas, che può trasformarsi da robot a mezzo aereo, sostanzialmente. Attualmente vi faccio vedere il particolare Tekkaman. L'ho staccato. I missili che ho sulle spalle. Si è richiuso. Il modello è bello snodabile. Anche lui purtroppo non ha un pezzo in metallo,
tutti in plastica. L'altezza è, adesso andiamo in una posizione civile. Altezza è di circa 11 centimetri alla testa. Il peso non è molto elevato, sarà circa 70-80 grammi, anche perché essendo tutto di plastica non è rifinito molto bene, tutti i dettagli eccetera ai massimi livelli come di consueto per Bandai. Questi sono i due pezzi, sono piacevoli. Qui poi dopo ci sono tutti i vari oggetti, le mani aggiuntive per il tech, per il Pegasus, questo per il tech, nelle lance, il display stand per il Pegasus. E qui è tutto quello che è contenuto all'interno. Il modello è di pregevole fattura. Un piccolo particolare sul discorso del prezzo, eccetera, i costi lo si può spendere per il fatto che comunque questo qui sarebbe un modello trasformabile e abbastanza costoso. Infatti, al momento dell'uscita costava circa 16.000 yen, non circa, ne costava ben 16.000. Che tra cambio e dogana praticamente è un modello che dovrebbe costare circa 200 e passa euro. Ecco, è una cifra a dir poco spropositata per il modello e per la qualità che ci viene fornita. Io l'ho pagato circa 61 euro ed è, secondo me, forse un pelo poco rispetto al prodotto, però sicuramente i 200 euro richiesti da Bandai al cambio attuale sono una follia. Infatti, spesso e volentieri lo si trova nei vari web store nipponici a prezzo di saldo, anzi quasi viene regalato. A me è piaciuto molto, anche perché l'ho preso anche per un altro motivo, per far coppia con il nuovo Techman che uscirà, anzi il vecchio Techman che uscirà della CMS Corporation. Quindi affiancare il nuovo Techman al vecchio Techman, secondo me, sarà una cosa molto bella e piacevole, soprattutto con un costo, secondo me, abbastanza contenuto, di circa 60 euro spedito a casa dal Giappone. Quindi secondo me lo si può fare. Fate un po' i vostri conti. Io ero un modello che era desideravo da tempo, finalmente l'ho trovata la cifra che volevo io e quindi non me lo sono fatto scappare. Pagandolo circa 60-70 euro, secondo me è la sua cifra, è il suo valore, quindi compratelo senza riserve. A un prezzo superiore non saprei che dirvi, perché il modello è comunque sì piacevole e di grosse dimensioni, però dovete ben sapere che sebbene sia trasformabile, il Pegas è bello da vedere, però è tutto in plastica. Al suo interno poi può contenere il Techamen, infatti è cavo. Io non ce lo vado a posizionare per una questione di non rovinare i vari oggetti, i vari modelli, però lo può contenere. Quindi lo si vede che è già un modello abbastanza articolato e che subisce varie trasformazioni. Detto questo, sui cenni storici della serie non vi posso dire nulla perché non ho seguito la serie animata, e se non dire che comunque il modello è piacevole e merita un pensiero rispetto alla cifra che vi ho detto prima. Ciao!